In Russia il governo bolscevico si interessa fin da subito al cinema, utile per diffondere tra le masse il pensiero comunista. Nel 1918 viene creato il Narkompros, commissariato popolare per l'istruzione, al quale viene affidata la gestione dell'industria cinematografica. Questo è anche l'anno che segna l'esordio di due grandi registi, Ziga Vertov e Lev Kuleshov. A quest'ultimo verrà affidata nel 1920 la scuola statale di cinematografia. Il cinema sovietico non dispone di scorte sufficienti di pellicola per girare film. Kuleshov e i suoi allievi sono così costretti a ingegnarsi e danno vita ad alcuni interessanti esperimenti, con i quali si dimostra che la reazione dello spettatore dipende più dal montaggio che dall'inquadratura. In un celebre esperimento viene mostrata l'espressione neutra di un attore russo e a questa inquadratura se ne alternano altre, come ad esempio un piatto di minestra, una bambina, eccetera, eccetera. E lo spettatore, nell'immutata espressione dell'attore, legge ogni volta un'emozione diversa. Kuleshov dimostra così che un'inquadratura a sé stante non ha senso, ma lo acquisisce grazie a ciò che la segue e a ciò che la precede. Lo spettatore prova sempre a stabilire un legame logico tra due inquadrature che si succedono, per cui è possibile guidarlo nello stabilire questi legami. Nel 1924 Kuleshov realizza Le straordinarie avventure di Mr. West nel paese dei bolscevichi, commedia che prende in giro i principali generi del cinema americano e le concezioni che gli occidentali avevano della Russia. I registi russi vedono il montaggio come l'elemento principe del cinema e gli attribuiscono un'importanza maggiore rispetto alle altre fasi di lavorazione di un film. Usano il montaggio anche per esporre allo spettatore concetti teorici. Tra le posizioni più estreme troviamo quelle di Vertov ed Eisenstein. Ziga Vertov produce soprattutto documentari, montando le immagini addirittura secondo precisi calcoli aritmetici. In più, secondo lui, i contenuti di ciò che si vuol dire devono venire solamente da ciò che si riprende con fedeltà. La sua opera più famosa è L'uomo con la macchina da presa del 1929. Questo film è davvero rivoluzionario, basti pensare che non vengono utilizzate didascalie, fondamentali nell'epoca del muto. La macchina da presa da oggetto di osservazione diventa soggetto. Il film infatti documenta una giornata di lavoro di un operatore nella città di Odessa. Nel 1930 realizza poi il suo primo film sonoro, Sinfonia del Donbass, altro documentario sulle attività delle miniere e delle fabbriche nella regione del Donbass. Anche Sergei Eisenstein vede nel montaggio l'essenza stessa del cinema, efficace nel manipolare le emozioni e le convinzioni psicologiche degli spettatori. Un chiaro esempio lo abbiamo in alcune scene del suo film Sciopero del 1925. Nella sequenza che illustra l'inizio dello sciopero vediamo gli ingranaggi funzionare, poi tre operai incrociano le braccia e gli ingranaggi si fermano. Il messaggio è chiaro: senza uomini le macchine non funzionano e la fabbrica non produce. Nella scena finale poi, alle immagini degli operai che cadono sotto i colpi della milizia, Eisenstein alterna immagini di alcuni macellai che uccidono un bue. Gli operai vengono uccisi come animali. Questo tipo di montaggio verrà definito montaggio espressivo. Nei suoi primi film, in più, Eisenstein non utilizza attori professionisti. Le sue storie si rivolgono alle grandi questioni sociali, ai conflitti di classe. La folla è il vero protagonista dei suoi film, mentre i ruoli di spicco sono interpretati da persone senza esperienza, ma con una fisionomia riconoscibile in rapporto a una determinata classe sociale. Nel successivo film La corazzata Potemkin del 1925 vi sono altri esempi di montaggio espressivo. Il gesto del marinaio che rompe il piatto per terra viene ripreso da 10 diverse angolazioni. Ogni inquadratura ripete ciò che abbiamo già visto e va contro il concetto di montaggio contiguo. Il processo opposto invece è il jump editing, che si ottiene eliminando parti di una scena. Ad esempio, al termine della scena del massacro sulla scalinata di Odessa, vediamo un soldato nell'atto di picchiare qualcuno e subito dopo il volto sfigurato di una donna. E noi siamo portati a ricostruire virtualmente l'accaduto. Eisenstein nel film utilizza inquadrature con una durata media di circa 3 secondi. A Hollywood la media era di circa 5 secondi. Nel cinema tedesco addirittura di 9 secondi. Un altro grande autore della scuola di montaggio sovietica fu Vsevolod Pudovkin, che pur riconoscendo lo stesso uso e la stessa importanza del montaggio, non dimentica l'importanza né della sceneggiatura né dell'attore. Il suo cinema, infatti, a differenza di quello dei suoi contemporanei, intento a tracciare un'epica del popolo e della rivoluzione, si concentra anche sull'individuo e ridà spessore al singolo personaggio. La sceneggiatura d'ora in poi non sarà più un semplice canovaccio di scene
improntate anche all'improvvisazione, bensì diventerà una meticolosa predisposizione di ogni singola azione.